Konnichiwa e benvenuti voi qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer. Benvenuti qui nelle Giappo News di questo mese di maggio 2020 in collaborazione con Element Multigaming, la più grande multigame in Italia con youtubers e streamers di cui faccio fieramente parte. E allora, siamo arrivati al quinto mese di questo travagliato anno 2020 e al nostro consueto appuntamento con la rubrica dei videogiochi giapponesi in uscita qui in Italia, in arrivo sulle piattaforme video ludiche come PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e anche su PC. E allora partiamo subito con la prima news di questo mese, che riguarda Sword Art Online Alicization Licorice. Sword Art Online Alicization Licorice, l'ultimo videogioco basato su una delle più famose storie anime mai concepite, vi trasporterà nell'incredibile mondo virtuale di Underworld, ambientato nell'arco narrativo Alicization. Entrate in un mondo pervaso dall'essenza unica della grafica JRPG e giocate nei panni del protagonista Kirito. Immergetevi completamente in un'entusiasmante battaglia infinita ricca d'azione con un gameplay altamente evoluto. Sword Art Online Alicization Licorice è in uscita verso fine mese, esattamente il prossimo 22 maggio, per PC e per i console PlayStation 4 ed Xbox One. Seconda news di questo mese di maggio riguarda The Wonderful 101 Remastered, conosciuto originariamente in Giappone come Project P100, è un particolare action game con elementi strategici sviluppato da Platinum Games. Con una struttura simile a quella di Pinkin, una delle caratteristiche peculiari delle azioni di questo videogame è data dalla possibilità di combinare insieme svariati supereroi agganciandoli in modo da creare un'entità di grandi dimensioni in grado di combattere alla pari anche contro i nemici di mole maggiore. The Wonderful 101 Remastered è in uscita anche lui verso fine mese, ovvero il prossimo 22 maggio, per PC e per le console PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Terza ed ultima news di questo mese di maggio 2020 riguarda Utaware Rumon no Prelude to the Fallen. Scoprite per la prima volta in assoluto le origini della saga di Utaware Rumon no Prelude to the Fallen. Segue la storia di un uomo senza ricordi che si risveglia in uno strano mondo ed è accolto da una tribù di abitanti dal buon cuore. Viene cresciuto come uno di loro, ricevendo infine il nome di Akuoro. Quando le nazioni vicine cominciano ad invadere il suo villaggio, Akuoro si leva contro gli invasori tirannici, partendo per un viaggio indimenticabile narrato in canzoni leggendarie. Utaware Rumon no Prelude to the Fallen è in uscita a fine mese, il prossimo 29 maggio, in esclusiva Sony per le console PlayStation 4 e PS Vita. E allora, cari amici, cari fan, cari voi tutti, insomma, si conclude qui anche questo video che riguarda l'uscita dei videogiochi giapponesi in Italia per quanto riguarda questo mese di maggio 2020, video in collaborazione con Element Multigaming. Vi ricordo essere la più grande multigaming d'Italia, youtubers e streamers di cui faccio fieramente parte, che vi invito a seguire. Basta scrivere element-gaming.eu e trovate me, trovate tantissimi altri youtubers e streamers su YouTube, dove portiamo una valanga di videogames differenti per tanto divertimento garantito per tutti quanti voi. E allora, io vi ringrazio per essere arrivati fin qui e dal vostro Giappo Gamer per il momento è tutto. Matane e ai prossimi video.